Il 4 luglio comincia la seconda edizione di Catalunya Cinema. Ce ne parlano Alessandra Assento, direttrice della Società Umanitaria di Alghero, e Joan Adel, della Generalità de Catalunya ad Alghero. I buoni compagni di viaggio non si cambiano e quindi anche per l'edizione 2012 di Catalunya Cinema rinnoviamo la collaborazione con la Generalità de Catalunya a favore della promozione e della diffusione della cultura cinematografica in Catalunya. È un progetto di cooperazione culturale nato lo scorso anno su iniziativa della Generalità de Catalunya che ha coinvolto molte città catalane, 9 città catalane in particolare, e si è conclusa ad Alghero nello scorso dicembre. Quest'anno replichiamo l'esperienza con un'edizione estiva, appunto in luglio, nelle giornate del 4, del 5 e del 6. È un progetto, uno scambio culturale nel segno del cinema che ha lo scopo di diffondere e di divulgare questo cinema che recentemente ha conosciuto un nuovo impulso e una nuova vitalità, più o meno come sta accadendo un po' nella nostra regione, grazie all'insediamento recente della Film Commission e ad una nuova stagione di autori regionali, appunto, che sta facendo rinascere una filmografia sarda e regionale. Sí, com ha comentat Alessandra, hem tingut la voluntat de fer aquesta segona edició del Catalunya Cinema a l'estiu i ho hem fet en un quarter popular com és Sant Agustí a l'Obert, per a que siguin els algueresos, siguin altres persones que visiten la ciutat i que estan en aquesta ciutat que puguen gaudir i conèixer la nostra cinematografia. Les tres pel·lícules que veurem són Eva, un film de ciència-ficció, Arrugues, una pel·lícula animada per adults que parla sobre la problemàtica de l'Alzheimer, i tancarem amb Barcelona abans que el temps ho esborri, que és una pel·lícula feta amb gravacions casolanes, antigues, i que a partir d'aquest treball d'arxiu s'ha creat una pel·lícula ficcional que parla sobre una família important de Barcelona. També hi haurà un fòrum de debat sobre les relacions de la difusió cinematogràfica entre Catalunya i Sardenya. Jo crec que serà una nova oportunitat per obrir el diàleg entre les nostres terres. Quest'anno il paternariato si è allargato perché fa parte della squadra degli organizzatori, oltre alla Società Umanitaria e alla Generalità de Catalunya, anche l'amministrazione comunale, l'assessorato alla cultura e in modo particolare l'ufficio linguistico che ha curato la traduzione bilingue appunto di tutto il materiale promozionale. Il forum di cui parlava Joan Adel è un'occasione di approfondimento del stato dell'arte rispetto alla cultura cinematografica in Sardegna, è un'occasione di confronto con il modello catalano, che è un modello efficace, un modello riuscito. Al forum parteciperà l'assessore regionale alla cultura Sergio Milia, il presidente della Film Commission Antonello Grimaldi, il direttore della Filmoteca e della Cineteca Sarda e la responsabile dell'ISEC, appunto, che è l'istituto catalano che si occupa delle imprese culturali, in modo particolare del settore audiovisivo. L'inaugurazione della rassegna è il giorno 4, nello spazio che antistante l'archivio, la Casa Manno, il museo di Casa Manno, recentemente inaugurato, con un aperitivo inaugurale così somministrato, offerto dalla Sartoria del Gusto, è un concerto di apertura dedicato a Pino Pires a cura di Claudia Crabuzza, Gabriel Claudio Sanna e Salvatore Maltana. Jo voldria agrair especialment a la Societat Humanitària per la voluntat de tirar endavant aquesta segona edició del Catalunya Cinema i sobretot la col·laboració amb el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, que ha volgut col·laborar també amb nosaltres, especialment a Montserrat Bou, que és la responsable de l'àrea audiovisual, la directora de l'àrea audiovisual de l'ISEC, i també tindrem amb nosaltres, com ha comentat Alessandra anteriorment, Esteve Riambau, que és el director de la Filmoteca de Catalunya. Un'informazione importante per il pubblico: i film sono assolutamente inediti in Italia e pertanto vengono proiettati in lingua originale e sottotitolati in italiano, però per questo non hanno avuto il visto della censura italiana e quindi la visione è riservata alle persone che abbiano compiuto 18 anni. E non sono film che contengono elementi di disturbo di qualche tipo, ma è semplicemente un rispetto della normativa vigente in Italia.